Ciao a tutti, oggi sono qua per parlarvi di una nuova graphic novel edita da Bao Publishing, ovvero Freezer, di Veronica Caratello, in arte Beci. Questa è infatti la terza tappa del book blog tour organizzato da Bao. Vi lascio qua sotto in descrizione il link alle precedenti tappe e alle prossime. Vi consiglio di non perdervele perché in palio c'è un ricco giveaway. Potrete vincere infatti una copia di questa graphic novel, uno sketch originale realizzato dall'autrice e due spillette realizzate sempre da Veronica Caratello che sono troppo carine. Per partecipare dovrete mettere mi piace alla pagina Facebook di Bao Publishing, diventare lettori fissi dei blog che partecipano al tour, iscrivervi al mio canale, commentare tutte le tappe del book blog tour, compilare il form del giveaway con i vostri dati e condividere il tour sui vostri social. Trovate tutti i link sia dalla pagina Facebook che dei blog, delle tappe, che del form, tutto qua sotto in descrizione. Detto questo, direi di partire con la mia recensione su Freezer. Questa graphic novel parla delle disavventure della famiglia Robinson attraverso gli occhi di Mina, la figlia adolescente. Questa famiglia deve far fronte a diverse difficoltà, le tipiche che affrontano tutte le famiglie d'oggi, problemi economici, le difficoltà nel trovare l'anima gemella, dover crescere, affrontare la scuola. La madre di Mina è un'instancabile casalinga, mentre suo padre è un attore che ha recitato in una pubblicità di carta igienica. Assieme a loro vive anche lo zio, che ha una strana fobia, ovvero ha paura di sedersi e inoltre parla in modo molto antiquato. Aggiungeteci un fratellino odioso, una nonna muta e un gatto nero e avrete ottenuto i Robinson. Questa è una saga familiare veramente fresca, dinamica, divertente. Io mi sono ritrovata più volte a rotolare dalle risate, ve lo giuro. Ma allo stesso tempo è anche emozionante, fa riflettere ed è una cosa che mi ha stupito veramente tanto. La storia è ambientata ai giorni d'oggi, ma ci sono tanti elementi un po' retro, un po' vintage, partendo dal look dei nostri protagonisti, i riferimenti alla cultura pop, ma anche alla musica e non a caso il fratello di Mina si chiama appunto Elvis e sospetto che anche Mina stessa si chiami così per la cantante. È un mix fra passato e presente che mi è piaciuto veramente tanto. Uno dei temi centrali di questo fumetto è la paura di crescere, di cambiare, che vive soprattutto Mina. È una ragazza molto timida, riservata, che ha paura di essere notata e per questo non vuole cambiare il suo aspetto, non vuole organizzare feste. Ha anche paura di diventare grande, vorrebbe rimanere bambina per sempre, mentre al contrario le sue compagne, le sue coetanee, non vedono l'ora di crescere, di diventare grandi. Mina in particolare teme l'arrivo delle sue prime mestruazioni e quando il padre cita Dante proprio nelle primissime pagine lei si immagina questa selva oscura, questo bosco pieno di assorbenti ed è una scena che mi ha fatto veramente sbellicare dalle risate. Mi ha fatto ridere soprattutto perché anche io da piccola ero spaventata e terrorizzata e quindi rivedere questo atteggiamento adesso da grande, ormai che l'ho vissuto, mi ha fatto veramente sorridere. In generale penso che sia molto facile entrare in empatia con Mina perché è appunto una ragazza adolescente che affronta tanti problemi che tutti noi abbiamo affrontato e si pone tante domande che tutti noi almeno una volta nella vita ci siamo posti. Oltre ad affrontare la paura di crescere, di diventare grandi, questo fumetto parla di tantissime altre problematiche che affrontano le famiglie d'oggi, che possono essere problemi economici, la difficoltà a trovare un lavoro, a mantenere una famiglia diciamo allargata, a prendersi cura di una persona anziana, che in questo caso è appunto la nonna. E si parla anche di rischi che si possono correre su internet, in particolare se si sta cercando l'anima gemella, come accade allo zio. Mi è piaciuto molto il mix di personaggi presenti all'interno di questa graphic novel perché ognuno incarna secondo me un aspetto delle nostre vite quotidiane. Ovviamente questa caratteristica viene esasperata, portata al limite e inserita in una cornice ironica, divertente. Il personaggio a cui mi sono affezionata di più è Mina, non solo perché mi sono rivista tantissimo in lei, sia per il fatto della timidezza, della riservatezza che per le paure, le paranoie, ma anche perché l'ho trovata una ragazza estremamente genuina per essere un adolescente ai giorni d'oggi. E poi ho amato tantissimo Kafka, il gatto nero che cerca di suicidarsi, di togliersi la vita in qualsiasi modo. Non si capisce se per scappare da questa vita o dalla famiglia Robinson in particolare, ma l'ho trovato estremamente divertente. Inoltre ho trovato estremamente divertenti gli scambi di battute fra il padre di Mina e i vicini di casa, che sono estremamente ficcanaso e rompiscatole e mi ha ricordato tantissimo i vicini di casa di Timmy in Due fantagenitori, maledetti di Cranberg.
I disegni di questo fumetto mi sono piaciuti tantissimo. Io adoro i disegni semplici, quasi stilizzati, ma che sanno veramente esprimere e comunicare. È uno stile un po' cartonesco, con le linee morbide, colori tenui, sul pastello. Adoro. Nel complesso questa storia è riuscita a coinvolgermi, a farmi divertire, ma anche a emozionarmi e a farmi riflettere. È un fumetto che non potete perdervi perché io l'ho amato, mi è piaciuto veramente tantissimo partendo dai personaggi, la storia, il gatto e i disegni che sono spettacolari. Forse l'unica pecca di questo fumetto è che è un volume unico autoconclusivo, mentre mi sarebbe piaciuta un'intera serie e saga sulla famiglia Robinson perché mi è piaciuta veramente tanto. Questi erano insomma i miei pensieri su Freezer. Fatemi sapere qua sotto nei commenti che cosa ne pensate, se parteciperete al giveaway o se avete già letto questo fumetto e in tal caso che cosa ne pensate. Vi ricordo che qua sotto in descrizione trovate tutte le informazioni e i link per poter partecipare al giveaway e tutte le tappe del book blog tour dedicato a Freezer. La prossima tappa si terrà lunedì 25 con l'intervista all'autrice. Mi raccomando, non perdetevela. Spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!